parliamo di linguistica, dicevamo, il tema da cui siamo partiti è quello che insomma tanto si dibatte, tanto si usa la locuzione analfabeta funzionale negli ultimi mesi, in particolare per ragioni in particolar modo legate ai social media, a commenti, a notizie, eccetera, eccetera. Però, dato che abbiamo ospite un linguista, docente, membro dell'Accademia della Crusca, e dato che è di oggi la notizia che c'è stata un'azione degli Schutzen in Alto Adige legata proprio alla lingua, hanno coperto dei cartelli stradali con una dicitura che dice da 97 anni la questione della toponomastica è risolta, eccetera, eccetera, eccetera. Chiediamo al nostro ospite Paolo D'Achille anche di raccontarci un pochino qual è la situazione da quelle parti. Buongiorno Paolo D'Achille. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, in Italia abbiamo tante zone dove ci sono più lingue, in questo caso due lingue ufficiali in Alto Adige, sì. Poi c'è la Val d'Aosta che ha una regolamentazione un po' diversa. Insomma, abbiamo tante lingue riconosciute anche dalla Costituzione in Italia. In particolar modo, qual è la cosa che fa tribolare le parti linguistiche in Alto Adige? Sì, dunque, naturalmente tutte le minoranze linguistiche, per cui l'Italia è una delle nazioni più ricche d'Europa, nel senso che abbiamo tantissime minoranze di varia consistenza, tanto nelle zone di confine come appunto l'Alto Adige, quanto anche dell'Italia peninsulare, perché ci sono minoranze albanese, serbo-croate, greche, catalana valghero, quindi insomma c'è una situazione di plurilinguismo che è stata anche tutelata tanto dalla Costituzione e poi da una legge specifica. Quindi tutte queste minoranze sono tutelate, in particolare quella altoatesina sudtirolese, che ha avuto poi oltre a essere naturalmente la provincia autonoma di una regione a statuto speciale, ha avuto anche una particolare attenzione prima delle altre già negli anni 70. Ora, il presupposto è che sicuramente questa minoranza negli anni del fascismo, come tutte le altre, ma questa in particolare è quella appunto slava dell'Istria, che allora era l'Italia, sono state particolarmente vessate, nel senso che c'è stata un'italianizzazione forzata, sicuramente che costituisce una pagina nera nella nostra storia. Però poi si è arrivati a un bilinguismo assolutamente, come dire, pacifico, che costituisce per certi aspetti un modello nell'intera Europa per i rapporti tra le due etnie, e quindi secondo me il mantenimento anche della toponomastica italiana dovrebbe anche dare il senso di questa assoluta pacificazione ormai raggiunta, e quindi insomma sarebbe opportuno secondo me mantenere anche la toponomastica italiana. È un po' diversa la situazione in Val d'Aosta, vero? Sì, in Val d'Aosta non c'è questo bilinguismo, nel senso che appunto Courmayeur, abbiamo soltanto Courmayeur, ma c'è una situazione parzialmente diversa, perché intanto lì ci sarebbe addirittura un trilinguismo, in quanto la lingua parlata è il franco-provenzale e il francese è lingua di cultura, e poi lì siamo nell'ambito romanzo, in cui c'è una maggiore solidarietà linguistica, diciamo, tra francese e italiano, quindi lì non si avverte la stessa necessità. Insomma, ogni zona ha la sua, cioè che insomma Cor Maier ci fosse Cor Maggiore o Corte Maggiore, insomma l'italiano ne sente meno la necessità di quanto può essere con toponimi tedeschi. Professore, in realtà poi noi l'avevamo chiamata, l'avevamo contattata anche per parlare con lei di un altro tema che riguarda sempre la lingua. Si fa un gran parlare del tema dell'analfabetismo funzionale, che sì, è uscito, forse proprio è emerso quantomeno il tema negli ultimi anni, in particolar modo con l'utilizzo e forse il sovrautilizzo dei social media da politici, e poi di conseguenza tutti i commenti insomma dei fan di certi politici. Che cos'è esattamente l'analfabetismo funzionale? Qual è la dimensione del fenomeno in Italia, e in qualche modo intacca la nostra sfera politica e culturale italiana?
Sì, dunque è un discorso naturalmente molto complesso. Il problema dell'alfabetismo, dell'analfabetismo naturalmente è un problema enorme che riguarda tutti i paesi, che riguarda tutte le lingue quando passano dalla dimensione autentica che è puramente parlata anche la dimensione scritta che determina per forza all'interno della società chi sa leggere e scrivere e chi non sa leggere e scrivere. Ora, negli anni 70 si parlava di analfabetismo di ritorno, cioè il fatto che in particolare nell'Europa occidentale, nel mondo occidentale diciamo non solo, c'erano molte persone che sì, attraverso l'insegnamento della scuola imparavano a leggere e scrivere, però avevano poca occasione di manifestarlo, di poterlo applicare, quindi di fatto pur essendo alfabetizzati, di fatto il contatto con la lingua scritta, sia attivo sia passivo, era molto ridotto. Dagli anni 80 si parla invece di analfabetismo funzionale. Io devo dire che l'etichetta mi lascia un pochino perplesso, nel senso che l'alfabetizzazione comunque c'è, per funzionale si può intendere anche qualche cosa di diverso, ma insomma comunque ormai questa è l'etichetta sul piano internazionale e quindi l'accettiamo, per indicare che tutta una massa piuttosto consistente di individui che sanno leggere e scrivere, ma la produzione e la ricezione linguistica si limita a testi molto brevi, quindi la capacità di comprendere e produrre strutture sintattiche complesse, lessico colto, testi argomentativi o anche appunto testi che riguardano le scienze dure, la matematica, viene meno, insomma, non c'è questa competenza, c'è invece la competenza di leggere e produrre testi scritti, ma attraverso i nuovi media e in particolare diciamo attraverso non tanto il computer quanto lo smartphone. È stato soprattutto lo smartphone che ha rimesso in circolazione tanta produzione scritta anche da persone che si possono definire analfabeti funzionali. Qual è il problema? Il problema è che alcuni censimenti che sono stati fatti trovano l'Italia molto più in cui questa percentuale di analfabeti funzionali è notevolmente più alta che non in altri paesi. Ecco, cioè saremmo a cifre percentuali notevolmente più consistenti rispetto agli altri paesi che sono stati analizzati, quasi tutti europei. Che spiegazioni vi date voi? Ecco, qual è la spiegazione effettivamente? Ora, il dato certamente è preoccupante, bisogna dire questo, che l'Italia è partita da condizioni molto più difficili, perché all'indomani della Unità d'Italia sappiamo che l'analfabetismo non funzionale ma reale era effettivamente molto consistente, c'è stata una polemica di quanti sapevano parlare italiano, quanti capivano l'italiano all'indomani dell'Unità d'Italia, sicuramente molto pochi, perché almeno per quello che riguarda la produzione e in particolare la produzione scritta, perché la gran parte degli italiani parlavano, usavano il dialetto o varietà comunque molto miscidate col dialetto, e il contatto con la lingua scritta era effettivamente abbastanza ridotto. Ora, la scuola ha fatto miracoli, c'è da dire, perché nel corso del tempo, in particolare la scuola elementare, che ha avuto anche una vera e propria campagna, le maestre molto agguerrite, anche con metodi spesso, pensiamo alla Montessori, no? Spesso anche in qualche modo all'avanguardia, ecco, è arrivata già nel 51, era sceso poco sopra il 10%, si calcola che, è stato calcolato che nel 2011 come analfabetismo siamo praticamente poco più dell'1%, ora probabilmente forse il dato è un po' troppo ottimistico, perché ci sono, sappiamo, delle zone di elusione scolastica, in cui anche l'obbligo scolastico si tende a ad aggirarlo, quindi c'era indubbiamente questa difficoltà che è stata però in qualche modo superata. Forse negli ultimi anni si è perso un po' a livello generale l'idea che la scuola sia un ascensore sociale. Ecco, quindi l'impegno che le famiglie stesse che mettevano nell'apprendimento scolastico, anche prevedendo un impegno nello studio anche faticoso,
questo esprimo un parere personale, ma che penso sia abbastanza condiviso, ha fatto sì che ci si accontentasse di un'infarinatura generale, perché in qualche modo poi il mondo del lavoro chiede altro, le esigenze sono diverse e quindi non tutto quello che si impara a scuola è effettivamente importante. Guardi, qui di fianco a me, alla mia sinistra, c'è un insegnante di scuola media. Vediamo cosa ci racconta anche di questo tema, della comprensione, sì, quella che si dice la comprensione del testo a scuola. Dal tuo punto di vista, lo fai da tanti anni, l'insegnante, come è cambiata nel corso del... È un po' in calando, cioè, nel senso, ci siamo resi conto che anche nelle fasce di quelli degli studenti, come dire, cosiddetti bravi, le percentuali di comprensione del testo si abbassano progressivamente. Quindi, se 10 anni fa ci potevano essere dei compiti perfetti, quindi 100% di comprensione, adesso i più bravi sono sul 98-97%, quindi già c'è un arretramento. Però io volevo chiedere una cosa al professore, se posso. Certo. Le fasce d'età, cioè sono qual è la fascia d'età maggiormente toccata? Sono per esempio quelli che non hanno potuto fare la scuola media unica, quelli che potevano ancora scegliere tra avviamento e altro, cioè c'è una fascia d'età maggiormente colpita da questo? Beh, ormai diciamo quelli dell'avviamento sono le fasce anziane della popolazione, sì. Perché se pensiamo che la scuola media unificata è dei primi degli anni 60, quindi diciamo quella fascia d'età preoccupa meno, insomma che ci sia una difficoltà, insomma, come dire, percentualmente è rilevante perché fa parte degli italiani adulti, però è come dire, va in qualche modo verso l'esaurimento. La preoccupazione maggiore è quando queste difficoltà, come rileva lei, riguardano le fasce giovani. Ecco, perché ha un innalzamento del titolo di studio, perché ormai è stato contato che negli anni 2000 il 70% arriva al diploma di scuola media superiore, però spesso con una appunto difficoltà a fare dei compiti perfetti, come lei diceva, una problematicità nel comprendere appieno dei testi, perché alcune parole effettivamente non si conoscono, e questo è il momento dell'allarme. Secondo me ci vuole una riflessione maggiore sul fatto che la competenza linguistica è quella di base per tutte le altre competenze. Oggi si punta molto, e anche giustamente, per colmare anche qua un ritardo che abbiamo rispetto ad altri paesi nella conoscenza della lingua straniera e in particolare dell'inglese, e questo è sicuramente giusto. Se però si privilegia del tutto l'inglese rispetto all'italiano, c'è un problema, poi gran parte dei testi dell'attività di vita si svolge appunto qui in Italia, e quindi chiaramente posporre l'italiano all'inglese potrebbe portarci in qualche modo a dei rischi. Io all'inizio citavo i social media non a caso, anche perché diciamo che è un appuntamento per molti quotidiano, quello della lettura, e per molti anche l'irritazione. Cioè io mi sento male, mi irrito da morire a leggere i commenti di cose totalmente... Ma perché quella è una scrittura naturalmente irriflessa, è una scrittura immediata, è impulsiva, in cui si dà libero sfogo alle proprie emozioni, certo. Si dà libero sfogo a delle sensazioni che non sono neanche meditate. E viene cavalcata, purtroppo, mi sembra, anche il fatto che le persone non comprendano appieno il contesto viene cavalcata dalla politica in qualche modo. Certo, senza dire che quei testi per forza di cose devono essere più brevi, devono essere molto sintetici, e quindi non c'è quella complessità, quella collocazione, no, delle informazioni su piani diversi su cui si basa la testualità normale. Cioè tutti i testi comprendono delle cose che si sanno e delle cose che non si sanno, e chi legge impara proprio perché fa perno, faggio sulle cose che sa e coglie le informazioni nuove. In testi così brevi di fatto si ripetono cose che si sanno, oppure si dà un'informazione comunque molto, molto stringata, in cui c'è poca argomentazione e molto più suggestione. Speriamo in un futuro diverso. Professore, noi la ringraziamo. Lei usa Facebook e Twitter? Allora, io no, perché
per la verità, perché non ho il tempo, quindi mi fermo alla posta elettronica e naturalmente alla messaggistica, quella sì, WhatsApp, okay. Sì, messaggi di quel genere certamente li devo operare. Usa i simboli o usa le parole complete? Allora, in genere uso le parole complete, ogni tanto a qualche abbreviazione ricorro effettivamente anch'io. Con una certa difficoltà, devo dire, perché sono effettivamente di una generazione, però niente di male in questo, purché, come dire, la stessa cosa che abbiamo avuto in anni passati per la televisione non può essere una scorciatoia, questa è una cosa che certamente migliora, arricchisce anche la dimensione della comunicazione, se si hanno però anche una solida competenza della lingua tradizionale. Se pensiamo che quella sia sufficiente per affrontare le sfide appunto del mondo del lavoro, della testualità più complessa, e siamo certo, ovviamente su una tanto più mi viene in mente che la comprensione del testo è anche uno dei test che ti fanno, per esempio, se vuoi andare a lavorare in qualche posto nelle multinazionali o nell'amministrazione europea, insomma in quei posti lì, effettivamente molti vengono segati lì, è il test iniziale, quella è la base di tutto. Sì. Quindi professore, scusi, quindi sull'Invalsi lei è d'accordo sul fatto che ci siano delle prove Invalsi alle scuole medie, alle scuole superiori, scuole elementari? Allora a mio parere io sì, sono in qualche modo d'accordo sul fatto che ci sia un controllo centrale di quello che si fa. Ecco, nel senso che l'autonomia scolastica non deve impedire però che alcune nozioni che sono fondamentali debbano essere effettivamente condivise, e quindi che si arrivi a un livello per determinate classi in qualche modo equiparare. Il problema è poi che naturalmente non devono servire semplicemente come stampino, diciamo, che siano soltanto quelle le comprensioni linguistiche, nel senso che poi i test Invalsi privilegiano magari alcuni settori della lingua e non altri, ecco, quindi a volte un mezzo non un fine, quindi un mezzo non un fine devono essere. Esatto, devono essere un mezzo, non un fine. Se poi si punta a quella perché una volta che superiamo i test Invalsi abbiamo risolto, no, devono servire per poter valutare ed eventualmente intervenire. Se si fanno così appunto tanto per farli, tanto per dare i voti, senza poi una riflessione di quali sono effettivamente i punti critici per poter intervenire, insomma diventa la solita cosa che valutiamo senza poi però trovare i correttivi per poter migliorare quello che abbiamo visto che non soddisfa pieno. Professor D'Achille, la ringraziamo, la salutiamo e le auguriamo una buona estate. A presto. Grazie, spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, grazie mille, buona giornata. Grazie a voi, a presto. Grazie, arrivederci.